Buongiorno Daido, oggi tocca parlare, ahimè, della vicenda Musk-Twitter, perché ci sono delle novità frizzanti che vanno proprio a riportarla alla stretta attualità. Rapidissimo riassunto delle puntate precedenti: Musk ha offerto una cifra sostanziosa che poi ha preso in prestito, eccetera, bla bla bla, non ci interessa, per acquisire Twitter. Poco dopo l'ha ritirato, meglio, sta cercando ancora oggi di ritirarla. Tutto questo processo naturalmente è sotto investigazione, perché non è così semplice di ritirarsi da un'offerta di questo tipo, perché a suo dire i dati presentati da Twitter sul conteggio degli utenti, bot, eccetera, erano un po' strani, non tornavano, e quindi si vuole ritirare da questa corposa offerta di acquisizione. Twitter naturalmente ha sempre negato tutto, e quindi questa battaglia legale ora sta andando avanti. Che succede? Negli ultimi giorni succede che l'ex head of cyber security di Twitter, cioè Peter Zatko, alias Mudge, di cui tra l'altro vi consiglio di leggere la biografia o comunque alcune delle note salienti, perché è una specie di personaggio leggendario nella storia della cyber security, era uno dei membri del collettivo Loft, un collettivo di hacker attivo negli anni 90, che ha contribuito a scoprire o comunque a divulgare alcune delle falle di sicurezza informatiche più note e sfruttate ancora oggi. E è interessante tra l'altro vedere il video in cui questo collettivo va a parlare al Senato degli Stati Uniti, e tra le altre cose dice che praticamente può tirare giù l'intera internet in 30 minuti, è molto istruttivo. E poi dopo Zatko ha lavorato proprio per il governo degli Stati Uniti, perché ha lavorato per il Dipartimento della Difesa, ed è stato poi assunto in Google. A quel punto nel 2020 proprio Jack Dorsey, l'ex CEO di Twitter, l'ha chiamato a sé in seguito a quel mega attacco che Twitter subì nel 2020, in cui grosse personalità, grossi account di Twitter vennero impersonificati da appunto degli attaccanti che attraverso una falla riuscirono a prendere il controllo di account e twittare cose, tra cui uno dei più presi di mira fu proprio il profilo di Elon Musk. Detto questo, Zatko entra nella società, inizia a scoprire delle cose che non gli tornano e non sta mai zitto, diciamo, su queste cose. Lui tra l'altro aveva dichiarato di aver accettato l'offerta di Dorsey proprio per l'importanza che secondo lui Twitter ricopre in quanto software per la società. Comunque, nel frattempo, cosa succede in Twitter? Jack Dorsey viene destituito come CEO e arriva il nuovo CEO Agrawal, che a detta di Zatko non fa molto per migliorare questa situazione. Quindi le uscite di Zatko diventano sempre più frequenti. A quel punto, in gennaio, nel gennaio di quest'anno, Zatko viene definitivamente allontanato dalla società. Il CEO attuale poi si giustifica dicendo comunque che è normale che il nuovo CEO vada un po' a sostituire le figure chiave della precedente gestione, ma d'altra parte questo non significa che le uscite di Zatko siano false. E il report, questo mega report, che a questo punto è uscito in questi giorni, che è un report di 200 pagine, in cui Zatko va ad analizzare alcune delle più importanti falle di Twitter, è naturalmente piuttosto impressionante, ed è anche ormai sotto indagine proprio dalla SEC, perché entra clamorosamente nel caso appunto Elon Musk Twitter. E quali sono i punti fondamentali di questo report secondo Zatko? Beh, intanto che c'è all'interno di Twitter una troppa facilità nell'accedere a dati personali e sensibili, cioè praticamente metà dell'intera forza lavoro di Twitter ha accesso a dati degli utenti, dati personali, cui non dovrebbe accedere. Poi va a citare proprio un conteggio furbo degli utenti attivi versus i bot, tra l'altro dicendo anche che molti dei dirigenti di Twitter ricevevano corposi bonus proprio per alzare artificiosamente questo conteggio. Poi si lamenta anche della presenza di agenti governativi tra questi utenti Twitter, tra questi profili all'interno della società che possono andare a sbirciare dati personali, citando per esempio che in India, proprio su richiesta del governo, ci sono degli agenti governativi che hanno praticamente totale accesso a dati di Twitter, ai dati degli utenti Twitter. E poi, tra le altre cose, una difficoltà a cancellare completamente un profilo di un utente e i dati adesso collegati, perché sono talmente diffusi nei sistemi dell'azienda che è poi difficile andarli a pescare e ripulire tutti. Quindi queste sono un po' delle accuse fondamentali che Zatko ha portato. Vedremo a questo punto cosa succederà. Ultima cosa
cosa rapidissima, Apple dal 5 settembre richiederà a tutti i dipendenti degli Stati Uniti di tornare in ufficio. Questa è la decisione ufficiale di Tim Cook, 3 giorni a settimana di rientro in ufficio. Bene, sta circolando una petizione all'interno di Apple tra i dipendenti, guidata dal gruppo interno Apple Together, che chiede appunto di rivedere questa decisione, perché per tanti dipendenti questo smart working totale è una benedizione e non hanno intenzione di rinunciarvi. Quindi ho finito, grazie per aver ascoltato fino a qua e ci vediamo un altro giorno.